Occhio. Comunque l'Appennino in, l'Appennino in moto mai più, eh. Cioè pensa, nonostante sia passato il Giro d'Italia, la strada fa comunque cagare. Sì. Pensa se non passavano. Che di solito dove passa il Giro le rattoppano. A parte che qua, con tutte ste crepe, sarebbe da tirare su tutta e rifarla. Al clacson. Manca la GoPro? No, aspetta un attimo. Bene, riprendiamo dopo questa ennesima pausa per far riprendere le chiappe. Adesso ho una tacca di benzina. Ma come, da 4 a 1? Sì, incredibile. Tu quante ne hai? 3. Boh, magari perché la moto era inclinata, speriamo che si riprenda. Anche perché mancano 21 km. A cosa? E allo scollinamento per scendere verso la Betone. Speriamo che ci sia un paese. Ah, è rimasta una tacca. Ma quando ho spento la moto ce n'erano 3. Ah, ma fa queste magie questa moto qua, incredibile. La spegni a 3 tacche e la riaccendi a 1. Oh, più in mezzo la prossima volta. Figa. Wow, galleria non illuminata, immagino. Infatti alzo la visiera, perché? Appena alzato la visiera mi è entrato un moscerino. Come sta andando lì dietro? Ma... si sente un bel fresco. 26 gradi. Sta benissimo. Ci vago, 1000 metri. Vabbè, siamo solo 1000 metri, te credo. Quella nuvola lì davanti comunque non me la racconta giusta. Ma vai, ho guardato il radar, non c'è niente. Ma può sempre sbagliarsi. Magari a Civago c'è un benzinaio. Dipende se ha un tot di abitanti. Ma da che parte? Ah, su. Su. Ma secondo me a 1000 metri non c'è un c***o. Questo è molto male perché ho una tacca. Aspetta. Di qua. Porca vacca. Ma cosa cazzo è? Ah, c'è uno stop. Merda, mentre per la marcia. Ecco, adesso ho una nuova ansia, rimanere a piedi. Quanti chilometri abbiamo fatto? 209. Cioè, accendiamo un po' le GoPro che mancano 17 km alla cima. Accesa? Sì. Appropinquati. Ecco, aspetta, non si sarà capito un c***o. Ok.
Comunque non mi sta trasmettendo nessuna emozione. Neanche a me. Un'emozione più grande, un laghetto della pesca artificiale. Wow. Il famoso laghetto di Romita. Dove vieni a prendere le trote. Boh, cioè, questo che cammina dietro la curva in mezzo alla strada. Madonna. Figa, si vede dall'altra parte, non sanno proprio. Neanche non sanno né guidare né camminare in una strada. Quanta verità in queste parole. Parole dure di una persona sincera. Perché non abbiamo prenotato all'hotel Isabel? Non l'ho visto. 3 stelle. Qua in mezzo al nulla. Qua in mezzo al nulla. Wow. Stasera polenta concia. Wow. E salsiccia. Luganega. Luganega col sugo. Polenta concia e luganega col sugo e si vola. E alla sera dopo i morti. No, no, alla sera, a colazione dopo i morti. Cioè, pensa, nonostante sia passato il Giro d'Italia, la strada fa comunque cagare. Sì. Pensa se non passavano. Che di solito dove passa il giro le rattoppano. A parte che qua, con tutte ste crepe, sarebbe da tirare su tutta e rifarla. Occhio. Beh, almeno non c'è traffico. Meno male. Sì, beh. Cioè, ma chi cacchio vuoi che venga qua sopra? Anche questo è vero. L'unica macchina che c'era sulla strada. Sì. E adesso si fermeranno. No, sento di nuovo camminare. Nello stesso identico punto. Cazzo, però se la spengo poi la riaccendo in riserva. Ma non può farci passare. Devo togliere l'insetto che ho in testa. Hai un insetto in testa? Ti ho detto, sento di nuovo camminare. Ah. Ho 2 tacche. Ne ho sentito, sì. Buona, buona. È una tua sensazione. No, non è una sensazione. Speriamo di scampare, che non c'ho proprio voglia di bagnare tutto. Ma è più probabile, cioè, nel senso, cerchiamo di trovare più in fretta un benzinaio. E il primo che c'è sulla strada mi fermo. Adesso che l'ho spento l'aria accesa è comparsa una tacca. Anch'io ho una tacca adesso. No, no, è comparsa una in più, ne ho due. Ah, no, io l'ho persa. Non so, cioè, non so quando sarà il prossimo. Tra 12 km siamo in cima al passo. Secondo me finché non scendiamo dall'altra parte non c'è un tubo. Comunque l'Appennino l'Appennino in moto mai più, Freschino, 24. Freschino. Figa, va, sono lì in prima fila a guardare la gente che passa. Wow, siamo il loro, cioè, la cosa più entusiasmante che hanno visto oggi. Il loro Netflix. Allora, la strada è molto arzigigolata. Che freddo. 23. E devo chiudere qualche presa d'aria adesso. Oh, io sento di nuovo camminare in testa. Se non c'è niente.
No, non è un'impressione. Lo so, non so cosa dirti. Dovrò controllare meglio nel casco. Comunque, dove siamo? Siamo all'Abetone, che è un abete grande. Non fa una piega. Esatto. E ci mancano gli ultimi 50 km per arrivare in hotel. Non vedo l'ora perché ho fame, non abbiamo pranzato e quindi non vediamo l'ora di andare a cena.